Wow! Sei una ragazza tutta sola seduta sotto su questo bellissimo divano del convento. Ma andiamo a domandargli come mai è seduta da sola nel tavolino. Guardate come è triste questa ragazza. Ha bisogno di una compagnia maschile. Allora, facciamo... Oh! Eccoci qua. Ci mette giù il bicchiere, allora io da buon ragazzo subito ci provo. Uno, due. Oh! Eccoci qua. Vicini vicini, facciamo soffiare la candelina per il compleanno? Sì. Ok, prima mi dici il tuo nome? Grazia. Grazia, vieni da? Brescia. Da Brescia, grazie da Brescia. anni? 31. 31 anni da Brescia, single, sposata, divorziata? Sposata. Sposata con? Con Ivan. Con? Ivan. Sei qua Ivan? Certo. Ora andiamo a cercare Ivan. Stai qua seduta a aspettarlo che io seguo Ivan. Dov'è Ivan? Ivan, Ivan? Vieni Ivan, eccolo qui, ho già trovato Ivan. Ivan, fai giro dietro. Eccoci qua con Ivan, facciamo proprio un'intervista matrimoniale. Allora, in mezzo mi metto io, in mezzo io. Fammi passare Dave, grazie, 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 grazie. Oh, eccoci qua, venite qua vicino a me. Allora, il tuo nome? Ivan. Ivan, allora, sei sposato con lei, sicuro? Ci sto ancora pensando. Ah, ci sei, fammi dare la mano alla fede. Buono, c'è, confermato che è tua moglie. Allora, mi dici subito, già che oggi è il suo compleanno, 31 anni, un pregio e un difetto di questa tua bellissima, la donna della tua vita. Allora, un pregio è che ama i gatti. Ama i gatti è un pregio, bene. E un difetto... Allora, hai tutta la notte, noi chiudiamo alle 3:30, quindi puoi dire quanti difetti vuoi. Comincio. Che è un po' irascibile. È un po' irascibile? Allora è ancora buono. Si vede che si sono sposati da poco, perché se erano già intorno ai 5-6 anni, non so se diceva questa affermazione. Mirella, guarda quanto siete sposati? Da luglio. Da luglio? Allora, le mie supposizioni si sono rilevate vere. Allora, facciamo soffiare la candelina alla festeggiata? Ok, in diretta televisiva, wow. Andato 3, 2, 1, vai! Auguri! Adesso ripassiamo il nostro Moesian Don della Francia alla nostra ragazza. Ti auguro una buona serata. E l'ultima domandina, sempre. Figli? Ma mai! Figli mai. Allora, invece a lui, ti piacerebbero avere dei figli? Maschi. Allora, quindi ragazzi, mettetevi d'impegno perché almeno un maschio tra 2 anni lo voglio vedere qua con voi al convento, ok? 5 anni. 5 anni, ok. Ragazzi, allora, facciamo il nodo al fazzoletto e diciamo, fra 5 anni qui al convento non saranno più in 2, ma in 3. Col pargolo. Ciao, ciao! Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out.